Bene amiche, bene amici e ben ritrovati in un nuovo video, in un video di Fabio in Movimento, l'ho chiamato così. Mi sto trovando in autostrada, sto andando verso Milano e mi sono detto faccio un video in onore ad una email che mi arriva, o meglio, un messaggio in Facebook che mi è arrivato 2 giorni fa di una persona, ovviamente mantengo l'anonimato anche perché non mi ha chiesto di fare un video, ma mi è dispiaciuto tantissimo quello che lei mi ha scritto. Dove dice: io mi sento colpevole di ogni cosa che accade, ogni difficoltà che ho, ogni problema che c'è stato con il mio ex marito e via dicendo. Insomma, lei si fa colpe di ogni genere. Questo video vuole essere utile a lei, che probabilmente lo vedrà, e a tutti quanti quelli che lo guarderanno ora. Allora, intanto, tutte le cose che accadono, belle, brutte, chiamale come vuoi, non sono mai colpe di chi ha, tra virgolette, commesso un qualcosa. Cioè vuol dire che questa persona o te che mi segui non ha colpe se un qualcosa non va bene nella coppia, nel rapporto con i figli, nel rapporto con il denaro. Niente. Il 99,9%, perlomeno da tutto quello che io ho studiato sinora sulle persone con cui ho avuto a che fare, sessioni, no? Tutto parte da un cervello, chiamiamolo inconscio familiare, ben sapete che io metto tutto lì, e tutto quella che è la nostra responsabilità è semplicemente il fatto di non guardarci in profondità, ma pure quello è un programma, se vi può consolare. Cosa significa? Che questa povera persona che si è sfogata e che chi tra voi si trova anche se in minima percentuale su questa dinamica, sappia che tutto è ereditato dalle ultime 2 linee genealogiche, dal karma anche se vogliamo. Però cosa significa? Che dobbiamo fregarcene? No, dobbiamo cominciare a dire che ci sono 2 elementi alla base di tutto questo. Il primo è come mi è andata durante l'infanzia. Se mia madre, se mio padre hanno avuto atteggiamenti particolari o comunque qualcosa che mi ha resa insicura, parlo al femminile, visto che siete quasi tutte donne, e mi ha quindi creato uno schema di la donna, io o anche l'uomo, mettiamoci pure quello, non valgo, ebbene questo cosa fa? Prende tutte le memorie genealogiche e si deve lavorare, questa poveraccia, tutte le memorie di svalutazione. E riuscire a tirarsi su non è facile. È come dire a un depresso: tirati su, dai, reagisci, vinci la maratona domani. Non si reagisce così. Quello che volevo dire è introspezione, introspezione e introspezione. E soprattutto di a te stessa: wow, non è colpa mia, non sono io l'unica responsabile. C'è qualcosa sopra di me che mi sta un pochino governando a mia insaputa, ma io ce la farò. Questo è l'importante. Bene, adesso io sto andando al corso di stasera a San Vittore Olona, ogni volta faccio fatica a pronunciarlo, a Milano, ce l'ho alle 20:30, domani sono a Cambiago, sempre 20:30, e dopodomani ad Assago invece nel pomeriggio alle 16:30, ovviamente sempre mezz'oretta prima per la registrazione. Vi aspetto, siete i benvenuti, le benvenute, e un abbraccio a voi consapevoli che siete, che vi chiamerò così d'ora in avanti. Un abbraccio da Fabio Nezzak in movimento.